Signori, quale occasione migliore per tornare se non quella della nuova season di Fortnite nel capitolo 3? Ricordo di iscrivervi, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno sul canale, tra cui anche la 50 partite di fila in arena. Vi ricordo anche di seguirmi sul mio secondo canale, Fortu, dove porto vlog settimanali, roba di università della mia vita. E niente, andiamo in game. Siamo di fronte alla schermata della nuova season di Fortnite. Iniziamo. C'è la fila? Devo aspettare 40 secondi? E la prima cosa che farei è comprare Battle Pass, così, direttamente. Sì, sì, va bene, vai, compra, shoppiamo, gira la striscia la carta, come si dice, vai, vai, sì, sì, sì. C'ho un po' di zero build solo per vedere un po' cosa c'è in questa nuova season. Ok, ci sono tante zone nuove. Buttiamoci in una nuova, dai, non voglio buttarmi assolutamente già tilted. Tanto lo farò nei prossimi game, quindi per ora facciamo finta di non buttarci a tilted. Che figata però. Questo screenshot potrebbe già essere una bella miniatura per il video, anche se vabbè c'è la mia cam, quindi in realtà no. Allora, vediamo un attimo che cavolo ci sta qua. Che tanto ci siamo buttati, no? Vabbè, in realtà sulla zona e sento già un nemico alle mie spalle. Mitraglietta. Hanno aumentato il campo visivo, o sbaglio? Oh, ne ho rimesso quella silenziata. Beh, io non so niente di questa season, quindi verrò scandalizzato da qualunque cosa. Probabilmente già da cose che sono state aggiunte, che ne so, a metà della scorsa, sicuramente. Ok, sono estremamente confuso. Questa cosa si può utilizzare in maniere particolari. Figata. Vabbè, è un oggetto palesemente stagionale, però. Sì, vabbè, ma questo è il cheat, fra. Ah, però dopo un po' mi si leva, giustamente. Ok, è un effetto limitato, beh, ci mancherebbe. Chissà se questi danno legno oppure no. Lo posso vedere, no, eh? No, dalla no build no. Ok, la zona principale è questa, un po' come di Pyramid. Ha la stessa un po' conformazione. Solo che lì c'era qualcosa di molto dinamico che tu potevi fare. Cosa sto vedendo esattamente? Che ci sono dei lupi. Morto, poverino. Ok. Che ci sono dei... Oh, c'è il boss! C'è il boss, quello è un boss! Ciao! Ciao, 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 ciao! Mi ha lasciato stare, no? Suppongo di sì. Guarda com'è inquietante! Chissà cosa ti droppa. Lo vorrei sapere, ma... Forse sarà un problema di un forte di gamer del futuro. Questa zona mi inquieta tantissimo. Evo, Cromo, questo come spara? Carino. Aiuto, ho sentito il boss che mi ha visto, spero di no. Ma io quasi quasi proverei a fightarlo. Ah, che arma ha? Ma che gli è preso? Ma è impazzito. Ok, ora si teletrasporta anche questo. Ma perché si teletrasportano tutti i boss? È una cosa che non sopporto. Muori! Grazie. Dove mi dà il fucile epico? Cioè leggendario, scusate. L'ho fatto male, l'ho fatto male. Ok, mi è andata bene. No, da dietro non vale. Mi sono visto un po' meglio gli update dell'ultima season, con le notepatch e tutta la roba che hanno aggiunto. Ed effettivamente l'oggetto che ti permette di diventare cromo, questo materiale che abbiamo visto in tutta la mappa, è tipo la cosa più OP sulla faccia della terra. Ti permette di attraversare i muri e c'è il doppio salto. Sì, vabbè, ma questa cosa è proprio fra. Questo è un fucile a pompa cromo? Va bene, ce lo teniamo. La cosa figa dei fucili cromo è che più spari e più la loro rarità aumenta. Più danni fai nel particolare, non più spari. Questo fucile lo devo capire meglio però, che mi sembra che non abbia fatto quasi danno. Vedete in basso, sotto la scritta dello shotgun, sta proprio la percentuale di avanzamento di rarità. Una cosa veramente veramente molto figa questa. Il bro è un po' preso. Attenzione che qui stava il boss. Era morto, no? È morto, è morto, è morto. Non mi fare danno, grazie. Allora, prendo il suo fucile cromo. Prendo queste. E a posto così, ciao. Comunque i muri di cromo sono questi. Ad esempio, tutta questa struttura in cromo. E come potete vedere vi fa un effetto come se poteste passare scattando. Potete andare attraverso. Io stavo cadendo qui, però ok. Allora, sono diventato in cromo, quindi ora ricordiamoci anche che il tornado vi permette di diventare in cromo. E questa è un'ottima notizia, specialmente se bisogna planare. Aiuta molto. Dovrebbe starci qualcuno tipo là. Da dove? Ah, da sopra. Ma che arma è sta roba? Ma è una cosa mega OP. Ma me l'ha bruciato il tipo. Fammi via la corona. Ma me l'ha bruciato il tipo. Ma è un joke. Io pensavo che tra l'altro i proiettili mi passassero attraverso. Non mi passano attraverso, ragazzi. Avevo capito male io. Mamma mia, mi stanno venendo a prendere. Come cromo riprendi anche la vita. Guardate in basso a sinistra. Vabbè raga, questo è l'oggetto della vita sta roba. Cioè veramente non ha un minimo di senso. Cioè sta roba è veramente fuori da ogni logica
umana. È troppo OP. E ora posso anche evolvere l'arma, ragazzi. E passa ora ad epica. Figo, figo, figo. Ma cosa? Cosa? Però sto camminando troppo. Ah, eccolo. Ok, è andato. Sono morto, GG, GG. Peccato, è stato molto bravo con la mira questo tipo. Sto letteralmente landando nella stanza del boss. Ciao. Potrebbe essere non una grande idea, ecco. Questa è acqua, vero? Ok. Stavo già spezzando le cosce. Oddio santissimo. Mi ha fatto 17 col pompa, quindi era lontano. Però non ho capito quanto lontano. Nel dubbio me ne sono andato, ho fatto vabbè, ciao. Vabbè, poverino. Questo è uno dei problemi principali del cromo. Se sei bloccato nel muro sei out, bro. Sei letteralmente out. Mamma mia. Mamma mia, via via da qua subito. Non ci voglio stare. Aspetta, non ha senso farmi le bende. Un attimo, dovrebbe starci qualche canna da pesca qua attorno, no, serio. Se mi avesse eliminato mi sarei messo a ridere. Ma così forte, ma così forte. Io sento solo tanti rumori qua in mezzo che non mi fanno capire niente. Tra la canzoncina inquietante che c'è, tutte le volte che mi avvicino a un muro e sento, non lo so, gli alieni di Predator che mi stanno venendo a prendere. Cioè, godo. Godo. Questi sono ancora vivi. Vabbè, intanto mi faccio questo, che male non mi fa. Poi devo riprendermi il mio fucile a pompa. Ok. E poi vado a prendere la sua arma leggendaria. Ok, dai, mi sembra una buona scelta che abbiamo fatto a livello di mosse. Siamo stati diligenti in questo caso. Ok, sulla posizione di tutti sta uno lì e il compare che ha appena droppato la corona. E poi ce ne sta uno qui sopra invece che all'high ground. E quello è sicuramente il più pericoloso. Che ha spostato la zona di high ground, si è messo in safe. Ok, l'ultimo so dov'è. Mamma mia ragazzi, ce l'ho, ce l'ho. C'ho un solo colpo. Mamma mia, in volo, godo. Godo, clappato. GG, prima vittoria tra l'altro anche di questa season in solo. Bella. Devo dire, questa season è molto carina. La questione del cromo è veramente figa da approfondire. Vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video, come le 50 partite di fila in arena. E ci becchiamo alla prossima.